Bene, Abele, un caro saluto da tutti quanti noi, anche dalla chiesa di Reggio Emilia, di Modena. Come diceva il fratello Marco Gambarieri, ci sono diversi che sono qui in zona, che provengono dalla chiesa di Crotone, quindi da parte loro un caro saluto a te e a tutti i fratelli di Crotone. Adesso apri pure il microfono, prendi il tempo che vuoi e Dio possa benedirti ministrandoci la sua parola ai nostri cuori. Un caro saluto. Amen. Amen. Pace a tutti, sono veramente contento di essere con voi. Non pensavo e non sapevo che eravate così tanti e così tante chiese rappresentate, gruppi rappresentati. Mi fa piacere. Spero prima di tutto che la linea possa essere buona, non ci possano essere interferenze o interruzioni. Saluto chiaramente tutti nell'amore del Signore, saluto anche i fratelli che comunque hanno dei contatti con Crotone, originari, non so, in quelle zone, come dicevate, ce ne sono diversi, e sono grato al Signore, anche per il fratello Cortese, noi abbiamo pregato il Signore e sono contento che le cose vanno bene, vanno meglio. Un caro saluto anche ai miei conservi, il Signore vi benedica, un piacere vedervi e aver ascoltato anche il vostro saluto. Noi stiamo continuando, per grazie di Dio, ad avere i culti in presenza. Qui a Crotone riusciamo a fare i culti sia in settimana e sia di domenica e di questo noi ringraziamo il Signore perché nella sua fedeltà ci sta concedendo questa grazia. Devo darvi anche il saluto di mia moglie, la quale non è potuto essere qui, è giù con le nostre figlie, ma vi saluta caramente nel Signore. Credo che possiamo andare alla parola e vorrei leggere con voi un testo dal libro degli Atti degli Apostoli. Ripeto, se ci sono poi problemi, il fratello Spiridione, che ringrazio certamente ed è una gioia particolare rivederlo, stare insieme anche per l'amicizia che ci lega, il fratello Luca Marino lo stesso e tutti gli altri fratelli, ma ripeto, se c'è qualche difficoltà, fratello Spiridione può farmi segno e così magari possiamo ripetere nei limiti del possibile, insomma, cercare di comunicare. Non è il modo ideale, ma è comunque un modo che Dio ci dà per poter comunicare, poterci vedere e sentire. Dal libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 20, dal verso 17, leggeremo: sono stato pomeriggio letteralmente catturato da un'espressione che è qui contenuta, capitolo 20 del libro degli Atti, dal verso 17, leggiamo. Da Mileto mandò a Efeso a chiamare gli anziani della chiesa. Quando giunsero da lui, disse loro: voi sapete in quale maniera, dal primo giorno che giunsi in Asia, mi sono sempre comportato con voi, servendo il Signore con ogni umiltà e con lacrime, ma tra le prove venutemi dalle insidie dei giudei. E come non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utile e vi le ho insegnate, annunziate, insegnate in pubblico e nelle vostre case, e ho avvertito solennemente, giudei e greci, di ravvedersi davanti a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Ed ecco che ora, legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme senza sapere le cose che là mi accadranno. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni, ma non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù
cioè di testimoniare del Vangelo, della grazia di Dio. Fin qui la lettura della parola del Signore. Chiaramente è Luca che sta scrivendo, infatti ho iniziato la lettura in terza persona, quando dice da Mileto mandò a Efeso a chiamare gli anziani. E si riferisce a Paolo che mandò a chiamare gli anziani per dare loro una parola di incoraggiamento e una parola di conforto. Paolo stava rientrando dal suo viaggio missionario, il terzo viaggio missionario, e stava tornando a Gerusalemme. E dice la parola che si affrettava perché voleva essere a Gerusalemme il giorno della Pentecoste, ma non volle rientrare senza incontrare i pastori, le guide spirituali delle chiese, le chiese che lui aveva fondato, visitato, ma sicuramente anche altri fratelli che nel frattempo si erano aggiunti mediante il ministero di Timoteo, il ministero di Atti Servi del Signore. A un certo punto, vado subito al dunque, Paolo usa un'espressione e dice: ed ora, legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme. Un uomo libero, un uomo che è stato liberato da Dio, è stato liberato dal potere del peccato, dal potere del male, che si definisce legato dallo Spirito. È un'espressione forte, è un'espressione inconsueta, ma a dire la verità, di queste espressioni Paolo ne ha usate anche in altre occasioni. Voglio ricordarvi che quando Paolo inizia alcune delle sue lettere, per esempio l'Epistola ai Romani, lui di se stesso dice: Paolo, servo di Cristo Gesù. Voi sapete molto bene che nell'originale questa parola servo è doulos, cioè Paolo schiavo, o meglio ancora schiavo legato di Cristo Gesù. E qui dice: legato dallo Spirito io vado a Gerusalemme. Allora voglio considerare con voi questa schiavitù di Paolo verso Cristo, che deve essere la nostra schiavitù, il nostro essere servi di Dio, che lasciano i loro progetti, lasciano le loro idee, i loro sogni e si sottomettono pienamente a Cristo, alla sua volontà e al suo disegno per la nostra vita. La prima considerazione riguarda il fatto che questa schiavitù è volontaria. Quindi, legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme. Non dice legato dallo Spirito, sono trascinato a Gerusalemme, ma legato dallo Spirito, decido di andare. Sembra una contraddizione, ma in realtà lui sta dicendo che è schiavo di Cristo per sua volontà, che è servo di Dio perché ha voluto e vuole essere servo di Dio. Infatti, nell'Antico Testamento, voi sapete che la schiavitù era tollerata e anche nella Bibbia se ne parla, ma nell'Antico Testamento si dice nel libro dell'Esodo che uno schiavo ebreo, dopo aver servito per 6 anni il suo padrone, il 7° anno poteva avvalersi della libertà. Insomma, dicevo che poteva questo schiavo scegliere di essere libero, ma poteva anche scegliere di continuare a rimanere schiavo di quel padrone per l'amore che lui portava verso il padrone. Allora Paolo ci fa capire che lui è schiavo di Cristo per scelta, schiavo di Cristo per volontà. Ora sapete che questo concetto della volontarietà del servizio è espressa anche nel Nuovo Testamento, quando Gesù dirà:
se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Se uno vuol venire dietro a me, c'è una volontarietà, una decisione, un impegno da parte nostra. E io direi che questo impegno e questa volontà deve essere quotidiano, di ogni giorno. Noi desideriamo essere al servizio di Cristo, schiavi di Cristo, disponibili a Cristo ogni giorno della nostra vita. Ora il Signore non vuole dei servi forzati, ma vuole degli schiavi volontari, dei servi volontari. Ricordate quando il suo parlare si faceva duro e alcuni lo stavano abbandonando, Gesù? Al che i discepoli dissero: se ne stanno andando, il tuo parlare è duro. E Gesù ribadì: ve ne volete forse andare anche voi? Signore, disse Pietro, a chi ce ne andremo? Tu solo hai parole di vita, o tu hai parole di vita. Dobbiamo scegliere, e Paolo ha scelto. Lo Spirito mi ha legato, parafraso, mi permettete? È come se avesse detto: mi sono lasciato legare dallo Spirito, mi sono lasciato prendere dallo Spirito per fare la volontà di Dio, per onorare il Signore fino alla fine dei miei giorni. Non solo qui è ribadita la volontarietà della schiavitù, ma anche la fiducia di questo schiavo di Cristo. Quindi una schiavitù fiduciosa. Avete notato al verso 22 scritto: legato dallo Spirito vado a Gerusalemme senza sapere le cose che lì mi accadranno. Dio non mi ha dato il programma. Dio non mi ha detto nei dettagli cosa succederà a Gerusalemme, ma anche nelle varie missioni che io ho compiuto. Ma nonostante questo, io continuo ad essere legato dallo Spirito, cioè continuo ad essere arreso alla volontà dello Spirito, perché mi fido di Lui, mi fido di Dio, mi fido del pensiero di Dio, del piano di Dio, dello scopo di Dio per la mia vita. Ora Dio ci deve dare grazia, cari fratelli che mi ascoltate, di fidarci del Signore in ogni tempo e in ogni circostanza. Anche in questo tempo difficile, noi vogliamo dire: non so cosa accadrà, ma voglio continuare ad essere legato dallo Spirito, sottomesso allo Spirito, schiavo di Cristo Gesù, colui che voglio servire fino alla fine. È una resa completa, è un arrendimento pieno nelle mani di Dio. E voi sapete che Gesù, come in tutte le altre cose, ne è l'esempio perfetto. Isaia dirà di Gesù che egli, dagli uomini chiaramente, si lasciò umiliare, non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio e come la pecora muta davanti a chi la tosa. Come per dire, egli accettò tutto perché arrese la sua vita pienamente al Padre. Legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme. Non so quello che mi accadrà, ma io voglio comunque ubbidire a Dio. Dio ci deve dar grazia. La Bibbia dice che Gesù, condotto dallo Spirito, fu portato nel deserto per essere 40 giorni, per essere tentato dal diavolo. E questo ci dice che Gesù non prese soltanto le cose buone, ma egli era pienamente arreso al Padre in ogni cosa, perché desiderava onorarlo fino alla fine dei suoi giorni. Notate che Paolo una sola cosa sa: non conosce i dettagli del piano di Dio, ma una cosa lui la conosce. Sa che dovrà affrontare delle difficoltà. Infatti è scritto: legato dallo Spirito vado a Gerusalemme
senza sapere le cose che là mi accadranno, so soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Una cosa sola so, che ci saranno delle difficoltà. Sembra, non è un masochista, chiaramente Paolo, non si diletta nella sofferenza, ma sa che comunque dovrà affrontare le difficoltà e lo fa con spirito di combattimento, di forza, perché confida nel Signore. Ora, noi non sappiamo quello che Dio ha preparato per la nostra vita personalmente, ma una cosa la sappiamo, Gesù ce l'ha detto. Vedete, Gesù è stato chiaro con noi perché non voleva illuderci e ha detto: nel mondo avrete tribolazioni, ma ha anche detto un'altra cosa: fatevi animo, perché io ho vinto il mondo. Io vado a Gerusalemme, ma ho l'attestazione dello Spirito. Questo significa che a Gerusalemme lo Spirito di Dio sarà con me, perché mi attesta, perché mi consola, perché mi conforta, perché mi aiuta. Dunque, fratelli, abbiamo scelto di essere servi di Cristo, schiavi di Cristo, legati a Cristo e legati da Cristo per fare la sua volontà. E questa schiavitù è fiduciosa. Noi confidiamo nel Signore. Non sappiamo, a volte non vediamo, l'attesa molte volte a una risposta o a una guarigione, a una liberazione lunga, ma noi confidiamo nel Signore, perché sappiamo chi Egli è, sappiamo in chi abbiamo creduto e abbiamo la consapevolezza che Egli è potente ed ha il potere di sostenerci e custodire il deposito che ci ha dato fino al giorno di Cristo Gesù. Quindi una schiavitù fiduciosa. Egli, spesso Dio, attestava a Paolo la sua presenza. Ricorderete quando si trovava a Corinto, probabilmente era un po' disorientato e scoraggiato, una città idolatra, una città difficile, ma durante la notte il Signore gli parlò e gli disse: Paolo, non temere, ma continua a parlare, non tacere, perché io sono con te, nessuno ti metterà le mani addosso, io ho un grande popolo in questa città. Dunque l'attestazione è questa: Dio sarà con noi, ci aiuterà, ci sosterrà, ci benedirà, e questo ci basta. Ecco perché abbiamo dato la nostra vita a Lui. Siamo schiavi di Cristo per volontà, perché abbiamo fiducia nel nostro Signore, abbiamo fiducia in Dio. Notate anche che questa schiavitù di Paolo verso Cristo, io sono uno schiavo legato, lo Spirito mi ha legato, è pienamente consapevole. Leggo ancora in questo testo: so che mi attendono catene e tribolazione, ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa. Ascoltate adesso: pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. Mi permettete, prima di tutto qui, Paolo è consapevole di chi sta servendo. È consapevole di chi è il suo padrone. Infatti dice: il servizio affidatomi dal Signore Gesù. Noi sappiamo che chi ci ha chiamati è il Signore Gesù. Noi conosciamo chi è il nostro Signore, è colui che ha dato se stesso per salvarci,
è colui che ci ha tanto amati da donare la sua vita per noi, ed è colui che è risorto per noi, ed è colui che è alla destra di Dio Padre e intercede per noi. Ribadisco, Paolo dirà: io so in chi ho creduto. Ecco quindi che la mia schiavitù a Cristo è una schiavitù consapevole. Mi sono dato a Lui perché l'ho conosciuto, perché mi fido di Lui, perché lo amo, perché so che è un buon padre, perché so che si prenderà cura di me. Ora, è per questo che noi stiamo servendo il Signore. Non perché avremo soltanto giorni facili, ma perché abbiamo conosciuto colui che ci ha chiamato, colui che ci ha rivolto questa santa e meravigliosa chiamata. L'Apostolo Paolo scriverà di se stesso ancora che era un bestemmiatore, era un persecutore della Chiesa, ma gli era stata fatta misericordia da Cristo. E lui dirà anche di essere grato al Signore per la stima che Dio gli ha dato. Mi ha stimato degno dell'Evangelo, mi ha stimato degno e mi ha dato fiducia di predicare l'Evangelo. Dunque noi sappiamo in chi abbiamo creduto, ma sappiamo anche, ecco una scelta consapevole, sappiamo anche che abbiamo una corsa da terminare. Io voglio terminare questa corsa, dice Paolo. La vita cristiana è una gara, la vita cristiana è una corsa, la vita cristiana è un combattimento, una lotta. Noi siamo consapevoli di questo, ma vogliamo arrivare al traguardo. Vogliamo fissare lo sguardo proprio sul traguardo che ci sta dinanzi, senza stancarci, considerando Gesù, colui che ha sostenuto contro la sua persona una grande ostilità. E noi vogliamo fissare lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Dunque, dice Paolo, sono consapevole di questa corsa e non faccio conto della mia vita pur di arrivare al traguardo. E non solo, ma anche il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare dell'Evangelo. Noi desideriamo continuare a fare questo anche in questo tempo difficile, in questo tempo di pandemia, in questo tempo in cui siamo costretti a essere lontani l'uno dall'altro e spesso chiusi nelle nostre case, ma l'obiettivo rimane questo: predicare l'Evangelo della grazia. Siamo consapevoli che questa è la chiamata che il Signore ci ha rivolto, questa santa chiamata, e noi vogliamo ubbidire a Dio fino alla fine dei nostri giorni, essere testimoni dell'Evangelo. Dunque, cari, dobbiamo fare una scelta: se essere credenti superficiali, se essere soltanto credenti che chiedono sempre al Signore liberazioni, conforto, benessere, una vita agiata, o se, come Paolo, vogliamo decidere di essere servi di Cristo, schiavi di Cristo. Se come Paolo vogliamo decidere, vogliamo dire: legato dallo Spirito, io vado a Gerusalemme. Legato dallo Spirito, io continuo il cammino. Legato dallo Spirito, continuo la corsa. Legato dallo Spirito, continuo il servizio a Dio. Non ho molte certezze, o meglio, la certezza che ci sono le lotte, le difficoltà. Quando Paolo passò a incoraggiare le chiese, disse che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte lotte, ma ho anche la certezza che lo Spirito di Dio sarà con me, che il Signore mi sosterrà e alla fine Egli mi libererà e mi aiuterà. Mentre era nella famosa tempesta,
mi avvia alla conclusione. Nell'ultimo viaggio missionario per recarsi a Roma, mentre era nel pieno della tempesta, una notte un angelo del Signore apparve a Paolo e gli disse: non temere, bisogna che tu compaia davanti a Cesare. E quando la mattina lui si alzerà, incoraggerà gli astanti, i marinai e tutti coloro che erano in quella nave, dicendo: un angelo mi è apparso e mi ha detto che devo comparire davanti a Cesare e nessuno di voi perirà. Dovremo soltanto naufragare su un'isola e perderemo la nave. Fratelli cari, quando noi scegliamo per Gesù, il Signore ci aiuterà, ci sosterrà, ma noi vogliamo decidere questa sera di essere schiavi legati di Cristo Gesù, di sottomettere la nostra vita pienamente nelle mani del Signore. E quando la nostra vita è arresa pienamente nelle mani di Dio, noi vedremo il frutto dell'opera del Signore nella nostra vita e il frutto dell'opera di Dio attraverso la nostra vita. Che Dio ci dia grazia di dire sì questa sera al Signore, un sì pieno, un sì consapevole, un sì volontario. Signore, io ti voglio appartenere, non ti voglio appartenere soltanto per un tempo, ma ti voglio appartenere tutti i giorni della mia vita, ti voglio servire tutti i giorni della mia vita, dovunque tu mi chiami, qualunque cosa tu mi chiami a fare, voglio glorificare il tuo nome perché ti ho conosciuto, tu sei il mio Dio, tu sei il mio Salvatore, a te voglio dare tutta la gloria, ora e per sempre. Amen. Alleluia, gloria al Signore, alleluia. Vogliamo chinare i nostri capi?